Sì, è iniziato anzi, è stato bandito a fine gennaio la gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Viale Europa. Appunto, le procedure di gara termineranno il 15 febbraio, dopodiché ci saranno le varie verifiche del caso e contiamo presumibilmente a fine febbraio, primi di marzo, di arrivare alla stipula del contratto per l'avvio dei lavori di riqualificazione del Viale Europa. Come vedete dalle immagini, dai rendering del progetto, verrà riqualificato paesaggisticamente, ma anche urbanisticamente, tutta un'area che appunto era quella dove era collocata fino all'anno scorso la pineta. Si è dovuto necessariamente riqualificare tutta l'area, quindi intervenire sostituendo le alberature, proprio perché la pineta creava importanti problemi sia per i pedoni che per il transito anche delle auto, dato che creava disconnessione all'interno del manto stradale. E quindi abbiamo pensato di riqualificare completamente l'area. Verranno sostituite appunto le doppie alberature con due alberature, doppie file di tigli, quindi piante che sono più adeguate al contesto urbano. Verrà fatta una nuova pavimentazione all'interno dell'area del marciapiede, quindi diciamo quella antistante alle abitazioni private. Verrà rifatta un'illuminazione a LED, riqualificato il giardino retrostante, il bar pineta e quindi l'autostazione. Anche con giochi per bimbi che sono portatori di handicap. Tutto questo considerando anche il contesto poi del perdono di settembre, quindi tutto in maniera per cui si possa andare a collocare anche i banchi storici e le giostre storiche che sono presenti in quelle aree, rispettando anche le convenzioni, ma soprattutto appunto l'intervento va a ridare la dignità a una delle arterie più importanti del nostro capoluogo. Ricordo l'intervento complessivamente somma circa 270.000 euro, che sono portate a base di gara, quindi da queste ci sarà sicuramente un risparmio di ribasso, però un intervento importante su cui la nostra amministrazione ha preso un impegno e punta in maniera forte. Ricordo successivamente, dopo l'estate, quindi anche dopo il perdono, la seconda arteria vedrà un restyling, che vedrà un intervento di qualificazione, sarà quella di Viale Piave. Ma appunto, un passo alla volta, ed oggi interverremo qui su Viale Europa, riconsegnando alla città uno spazio verde importante che nell'arco di pochi anni vedrà nuovamente lo sviluppo delle alberature, e quindi una postazione, un luogo dove poter rifrequentare e rivivere d'estate.